cioè quello che volevo, la mia richiesta principe era questa, fare un confronto con Melluso per dimostrare che lui non poteva conoscere Turatello. Vi ho lanciato questa sfida e l'accettate qui. Allora, Presidente, vado per... Mi conosci Vede che Gianni? alle 3:30 No, finisce l'aula. mi conosci? Sappi del regolare. Scusa, mi conosci? Gianni, mi Conosco, conosci? l'ho chiamato tante volte, ti conosco da tanto tempo. Perfetto. Ti risulta, questa è la prima domanda che ti risulta che sono camorrista? Oh, a posto, grazie. Sei vicino della camorra, sì, eh? Vicino cosa vuol dire? Vicino che era assieme. Dopo non so se sei stato legalizzato, quello non lo so. Beh, no, allora un momento, spiega. Sei Vicino, vicino in che ero senso? assieme. Siccome Marco Medda era diventato quasi il vice di Cutolo, l'ultimamente che era ad Ascoli Piceno, e tu eri con loro. Ora non so se sei stato legalizzato o meno, eri soltanto amico, mangiavate assieme, non so cosa è. Boh, Cioè, comunque, Presidente, sì, qui dice lui questo, sì, ho capito cosa sei dice lui. Non... amico di Marco, oppure sei Boh, andato ad perfetto, affiliarti sì. insieme con Marco Allora, Medda. io l'unica cosa che volevo far presente, mi ricollego a quello che avevo già detto prima, cioè di verificare se effettivamente Marco Medda se ne è uscito dalla mia cella cambiando direttamente sezione, questo qua anche per No, non era rispondere. in sezione con te. No, prima era in Cioè, camerone con io ero lui. in sezione con te. Boh, quando sei arrivato e sei venuto in sezione con dove c'ero io di sopra, in precedenza Marco Medda era il cameroncino con me e Cocchis Rossano. Quando Marco Medda ha deciso di andare da Raffaele Cutolo, lui è uscito dalla mia stanza prima che tu salisti di sopra e è rimasto di là. Quindi lui ha scelto di fare una Vabbè, ma Marco determinata... Medda era con te, eravate per dire la stessa No, cosa. tra me e lui, allora, se visto che dici questo, c'è stato anche un periodo che siamo stati anche C'era abbastanza Vito Pesce freddi. pure, anche Vito Pesce era Sì, uno dei più fidati tuoi, no, uomini. questo è un altro conto. Marco Medda magari non lo era. Comunque, vabbè, io volevo dire questo, Presidente. Ho notato, ho letto i suoi verbali, no? E lui quando parla di Viale Monterosa, relativamente al derby, Viale Montenero, non so, poi Piazzale Loreto, Piazzale Cordusio, no, Vabbè, tu sei di Milano, dove sì, hanno esatto, aperto no, Mussolini, giusto. là. Difatti, appunto per Vabbè, questo Cavaletto mi ti do sembra. io una mano. Però mi sembra che sia, nonostante tutto, un po' riduttivo, nel senso che lui parla di Milano e parla ogni fatto suo si riferisce Viale Montenero, Viale Monterosa. Tolto da questi due cose qua c'è solo un accenno, a parte Legnano Melegnano che non mi interessa, c'è un fatto di Piazzale Corvetto oppure Piazzale Loreto. Però dico in partenza, lui parlando vicino alla stazione centrale parla allora di Piazzale Loreto, effettivamente è Ecco, Piazzale abbastanza Loreto, vicino. giusto. Perfetto. Però cioè, nonostante tutto, mi sembra riduttivo parlare di Milano e parlare solo di questi due posti. Faccio questo appunto perché? Perché io ho letto anche qualcosa dei verbali di Andrea Villa. Sono due luoghi, Viale Montenero, e poi ultimamente ha fatto un'altra cosa, ha detto le case rosse di Corso Lodi. Dunque, allora, primo in Viale Montenero lo ripete mille volte, Villa Andrea, questo posto, per un semplice motivo: Villa Andrea c'è nato, la madre ci abita a 20 metri, cioè è una stradina che confluisce con Viale Montenero, quindi lui li conosce bar, droghieri, cioè non è che conosce i locali, lui conosce proprio anche gli esercenti tutti di questo pezzo di strada, perché c'è nato e c'è stato fin da bambino. Però, e quindi dico, questo per me è un riferimento, lui dice, era amico di Andrea, comunque ha conosciuto Andrea, c'è stata appunto questa opportunità anche per la storia delle fotografie, però dico, c'è un discorso che uno mi pare riduttivo, secondariamente, sei stato al derby? Tante volte. Conosci bene quindi il derby. Dimmi chi era il gestore del derby. Era una contessa. Boh, perfetto, allora... Allora, Sì, non lo so allora quando adesso. stai parlando? Del Boh, 75-76. perfetto, Cioè, allora... non so se era proprietaria. Il gestore, ho Non detto, lo so, là c'era una. quello che stava presente lì, diciamo che era quello intrattenitore quando ancora... No, là non c'era nessun intrattenitore. Là scendevi, c'erano dei guardarobieri, consegnavi, pagavi, entravi dentro la sala e ti sedevi. Allora, Cioè, non so Presidente, chi era l'intestatario, ecco. no, ma non è, adesso mi spiego per dire cosa volevo dire. Faccio presente che a questo derby, il Derby Club, che Viale era Monterosa, un dove sta? locale in Viale Monterosa, bravo, è l'unica cosa che ti ricordi di Viale Milano, Monterosa. puntualizziamolo, almeno siamo sicuri.
che la persona a lui venivano gente, no, a lui. Ah, vabbè, ma se no mi tocca girati, girati un po'. Altrimenti è un confronto che fate fra voi, insomma. Sì, ho capito, ma se tu non mi dici le domande, qui ora non finiamo più. No. Beh, le domande dico non è per me, sono solamente delle constatazioni. Ti ho fatto una domanda, ma hai detto ti risultava una contessa. Io allora ti dico che potrà benissimo risultare alla Corte. Dal 1966-67 a tutt'oggi il gestore di questo locale si chiama Rudy Magnaghi, è un uomo che è conosciuto come, non so, quello un pazzo, quello che girava qua in moto, che faceva dannare polizia e carabinieri, nel senso era un uomo che nell'ambiente di Milano non era sconosciuto a nessuno, era una persona che ha tenuto in mano un sacco di locali. Era uno dei migliori cantanti di Malavita, così cantava tutte le canzoni di Malavita, e quindi era una persona che, come si presentava, una persona nuova, diceva: io sono Rudy Magnaghi, che canzoni vuoi che ti canti a questi ma livelli? Non esisteva. Perfetto, e per forza non sarei, sarei stato mezza volta allora, Gianni. Tante volte, posso dire comunque, tutti i locali che ci sono. Pure le sedie ti racconto. Allora dico, io è questo che chiedo. Diciamo il gestore, il tenutario di questo locale, che era una volta, era uno dei migliori locali di Milano come a livello di avanspettacolo, che poi è decaduto un pochettino, forse perché ci hanno cominciato ad andare Gianni Melluso, è decaduto un po' questo locale, è una battuta ovviamente, Gianni. E, non rispondo. Boh. E poi, scusa, ecco, parliamo spiega da un attimino alla Corte, cosa sono le case rosse di Corso Lodi? Ecco, sono... avevo già detto altre volte, è una specie di residence, non una specie di residence, la maggior parte in queste case rosse sono tutti appartamenti ammobiliati, cioè questi appartamenti, per dire, che affittano 200.000 lire al mese, 300, con già i mobili dentro, che ci vanno parecchie prostitute là, è vero, ci abitano anche parecchie prostitute, e sono appartamenti bilocali, monolocali, ammobiliati. Finito così. Che cos'è, volevi sapere? No, dico, ad esempio, non so, ci sarà... E sai chi era il proprietario una volta? No. Chi era? Il proprietario una volta, non il proprietario, uno dei tanti, forse soci, non il proprietario assoluto, era quello che aveva la Rolls Royce, che lo conosci pure bene tu, che dopo hanno ucciso... Non conosco nessuno. Non conoscere nada. Comunque, Presidente... Si chiama Mario... Tu l'unica cosa che puoi aver visto di queste case rosse, se le hai mai viste... Allora, dice... Se le hai mai viste, puoi averle viste perché c'è la tangenziale... che va sull'autostrada Serenissima per andare a Genova, per andare a... No, ma qual è Genova? Venezia, Serenissima, ti ho detto. Ma che c'entra le case rosse con Venezia, con... No, quale Venezia? Genova? No. Vabbè, comunque ho capito. Tralasciamo, allora, non andiamo... Allora, Presidente, voglio dire questo. Nelle case rosse, allora no... Lui mi dice, le case rosse, ha parlato di quartier generale di Turatello, allora faccio presente, il giudice Alessandrini di Milano, il giudice ammazzato, abitava alle case rosse di... No, è possibile, no? No, aspetta, ci abitano colonnelli dei carabinieri, no? Magistrati, poliziotti, capo della mobile, è il quartiere più ultra che esista a Milano, cioè è un quartiere, non è un quartiere così... che mi dice la mignotta, ci stava la prostituta, ci abitavano delle prostitute, si parla di mini appartamenti, mini locali. Io dico che questo è un luogo ultra chic, non so se rendo l'idea, di una Milano estremamente bene, che se non è gente che ha i miliardi, quantomeno è gente che ha... Ma oltretutto dico, il quartier generale di Turatello, carabinieri, gente che c'è. Comunque io penso... Va bene, andate a vedere se ci abitano. Non facciamo delle battute di spirito. Non facciamo delle battute di spirito. Io, se dico questa cosa, allora vado a specificare anche. Se io dico questa cosa, perché in questo residence, come la forse tu scambi di questo case rosse. Io parlo delle case rosse, io non mi confondo. No, residence che dici tu in Porta Romana, intendiamoci. Io sto parlando, le case rosse, forse noi Corso Lodi, lo stesso posto dove Andrea Villa colloca il quartier generale di Turatello. Sì, dove hanno ucciso questo della Rosse che ti ho detto prima, si chiama Mario, ora non mi viene nemmeno il cognome. Senti, non lo so. Io lo sai perché... Ma sai che l'ha ucciso pure, Isacca, perciò è inutile che parliamo di questo, perché sai anche questo. Scusa, non mi stravolgere, certo, sto dicendo semplicemente, mi hai fatto le case rosse di via Corso Lodi, questo ha detto lui, molto elegante, e non
Cioè, io è questo che voglio dire. Allora, dico. No, io ho detto che è un quartiere, io ho detto che è un residence. Dei palazzini sono sicilesi. Che sono frequentate però da ma spiegami com'è l'ingresso di questa. Gianni, spiega solamente com'è l'ingresso del residence. C'è, questo che tu chiami residence, spiegalo com'è. Io volevo prima dire, Presidente. Questo non vuol dire, Presidente, se ci abita d'accordo. Il colonnello dei carabinieri. D'accordo, ci può chiunque. Va benissimo. Se quella spiega com'è l'ingresso Renato, di questo. Questo appartamento, Presidente, io posso dire che là la prostituta, forse lei. Per prostitute intende chissà che cosa. No. Io gli dico prostitute, donne. Di alto rango, che non ci crederà nessuno che sono queste prostitute. Non è che stanno in mezzo alla strada. E oh, non me ne inguagliare pure a loro come tortora, lasciale stare almeno questo. Presidente. Comunque senti, erano Gianni. Prostitute che potevano andare, che basta che andavano in via larga. Spiega. Ma andavano a fare le marchette con i maserate, Presidente, non è che andavano via. Spiega, ho capito Gianni, spiega com'è l'ingresso di questo che tu hai definito residence, spiega come si entra. Presidente, scusi, sul punto noi vorremmo far risentire il nastro, perché il signor Melluso ha dichiarato, me lo ricordavano i colleghi, che si parla di appartamenti da 250.000 di lire. Sì, è vero. A me, ammobiliato, ce ne affitto. Boh, a dove posto, abitavano, ma è dove poco, abitavano è poco, le prostitute? È poco. No, dove abitavano? Vabbè, comunque, c'erano delle prostitute lì a sopporto. Avvocato, è poco importante. Spiega la corte l'ingresso di questo residence. Questo Corso Lodi, dove ci sono questi appartamenti, per dire, è molto facile andare là, e cioè anche a vista d'occhio subito si vede, perché è una zona dove non si può entrare, per dire, con le macchine, cioè ci entra lì dentro chi abita, ecco, e prima di entrare, no, è un'entrata tipo privata, che lei non può entrare se non abita là, ecco, c'è un cancello sì, cioè entra chi abita, no, lo diceva l'avvocato. Avvocati, lasciatelo parlare. No, io non dico niente. No, perché siccome vedo che ti interrompono. No. Stavo dicendo, Presidente, che in queste residenze, prima di entrare, c'è un cancello grandissimo, per dire se uno c'ha la macchina, se abita lì dentro, eccetera, eccetera. In questo cancello c'è anche una porticina, sempre di ferro, di metallo, che ha le chiavi, il proprietario apre e entra. Oppure, per dire, ci sarà sto grande cancello che si apre se è una macchina, eccetera, eccetera. Boh. Cioè, cosa volevi sapere? Ma esiste una portineria? No, quando c'ero io, no, che non esisteva, perlomeno, io non ho mai visto portineria. No, se tu dicevi che, insomma, il quartiere generale ci sarai entrato, hai detto che ci hai incontrato Tortola. Vedi che il quartiere generale, se tu non l'hai capito bene, l'ha detto Marisa Figurato, no? Se tu leggi i verbali che ho fatto io, non ho mai detto che questo era il quartiere generale. Io ho detto che là c'erano degli appartamenti o qualche appartamento dove c'era Ciccio che lavorava la roba o si smirciava la roba. Ora, se tu hai appresso a Marisa Figurato che dice che c'era il quartiere generale, lei può dire quello che vuole. Allora lasciamo perdere. Io sto dicendo semplicemente, allora sta portineria la vogliamo stabilire, c'era, non c'era? Non lo so, io non l'ho mai vista questa portineria. Ma ci sei entrato tu in questo posto? Ti ho detto che c'era una ragazza, che io ci ho anche dormito in questo appartamento ammobiliato, e questo te posso dire. Io non ho mai visto una portineria. E allora, Presidente, faccio presente. Non lo so se c'è o no. Che c'è la centrale della Mondial Pol. E c'è un Mondial Pol con la pistola al fianco. No, allora. Stai zitto, lasciami finire. Hai parlato, lasciami finire a me. C'è un Mondial Pol con la pistola al fianco, con la stella da sceriffo, che qualora arrivi chiunque che non sia conosciuto, non fa entrare nessuno. Allora guarda come ti dico una cosa. Fammi finire. No, perché non nemmeno esistevano quando ti dico io questi Mondial Pol che dici tu. Cioè, credo che nemmeno esistevano. Presidente, tu stai parlando. Penso, non lo so. 75-76, stai parlando di Turatello. Ecco. E di questi periodi. Ti dico che io in quel periodo di c'ho un Mondial Pol morto ammazzato, che non me l'hanno so. Fatto per me. Io ti dico che forse non allora so se esistevano. Io, per questo comunque, si può accertare, lo accerteremo. Non lo so se esisteva. La corte lo accerterà. Perfetto, allora d'accordo. Tralasciamo, finiamolo qua, non ha importanza. Villa del clan Turatello. Ti risulta che era nel clan Turatello? Come no? Lo conoscevi da dentro? Quello che ti ha detto San Filippo. Lo conoscevi come da fuori? San Filippo, il ragazzo. Scusa. Saltato. Fa, e allora è facile se prenderlo? No, sai cosa c'è? Che di domande ne ho parecchie. Se ognuno facciamo sta cosa non finiamo più. Dico, che alle 4, Villa era del clan Turatello? Sì, è vero. L'hai conosciuto dentro o fuori dal carcere? Io l'ho conosciuto fuori dal carcere. Oh. Che una volta, ti dico pure, stavo sparando a uno e è stato Villa a levarmi la pistola di mano. E allora... Andrea Villa, quindi
Cazzo, ma allora non eri così bravo, ammazzavi la gente. No, no, ho ammazzato nessuno. Allora, cioè, forse quella volta volevo sparare a uno. Andrea Villa, tu, quando ti risulta che sei stato nel clan Turatello? Quindi 75-76, perché questo è il periodo che tu stavi con Turatello. Io non so che periodo è stato con te, Andrea Villa. Cioè, non so nemmeno. Ma se tu eri con Turatello, scusa, dico, uno che prima ti era amico e poi ti doveva sparare, penso Renato, che ti doveva sparare. No, non hai capito. Dico. Allora, mi ha tolto la pistola. A te no, a te nessuno. Questo episodio cosa può essere successo? Renato. Mettiamo conto nel 75. Lui ti toglie la pistola, era uno del clan Turatello, ti toglie la pistola. Ma chi te lo dice che ti è stata... Lascia perdere, ti ho detto una volta, Villa... Mi ha tolto la pistola, che stavo sparando a uno, sì, non è che ti sto dicendo tu parli, non mi tirare. Però le domande che faceva San Felipe. 75-76, tu parli della tua conoscenza di Turatello, sì. Quindi ti riferisci, quando dici che hai conosciuto fuori Andrea Villa nel clan Turatello, non può essere altro che nel 75-76. Ma chi te l'ha detto? Perché deve essere così? E poi sentiamo quando allora? Allora dimmi, giustamente, l'avvocato una volta tanto... Ma scusa, ma tu sei un avvocato di Tortora... O ci passano l'avvocato che c'hanno, questo non l'ho capito ancora. Boh, vabbè. Cioè io ti dovrei spiegare punto, a te. A questo punto, Presidente, non ha più importanza la domanda, la Corte trarrà le proprie conclusioni. E appunto. Come no? Sì, ma io l'ho spiegato pure, Presidente. Solo Andrea Villa, l'epoca. Ma, Presidente, io sono arrivato a Milano, ho detto che 72 così, 72-73. Ecco. Quanto tempo avete conosciuto Andrea? Quando sono arrivato a Milano, io ho conosciuto sia Andrea Villa che tante persone. Dopo quanto tempo avete conosciuto? Ma non lo so, Presidente, io... Due anni? Ma no, vabbè, dopo appena che sono arrivato a Milano. Sì, ho passato 6 mesi, un anno, Presidente, non lo so, Presidente, l'ho conosciuto là. Anzi, l'ho conosciuto a Black Husse, che tu ci andavi spesso, no? Ma non lo so, tu mi stai facendo il vita forte miracoli mio. Filippo, te lo dico io, si chiamava Black Husse di Piazzale Cantone. Te lo dico io che era il locale. Allora io ci sarei andato tante volte in questo locale. No, la risposta non ha risposto. Chi è andato mai? Allora, Presidente, avvocati, perché sennò qua quello che dice... Che dicono i due che si stanno scassando le corna, scusando il termine, dico non si capisce, dico. Ma chi ce l'ha queste corna? Io. Ah, se ce l'hai tu io. Non ce l'ho. Ci mancherebbe altro, altro. No, non lo so se ce l'hai. Comunque. Velloso, dobbiamo completarla. Voi avete conosciuto Turatello? Quando l'avete conosciuto? Presidente, io il Turatello, lui parlava di Villa quando ho conosciuto. No, Turatello, io a Turatello l'ho conosciuto. Verso il 74, fine 75, ora non mi ricordo bene quando ho conosciuto Turatello io. Boh. Lui mi parla di Villa. E l'hai conosciuto Villa prima? Non so se è stato prima o dopo. Comunque, mi sembra che prima. Ti faccio presente che Andrea Villa non so dichiara che lui dal 1972 al 1976 è stato nel clan Turatello. Quindi quando tu l'hai conosciuto, a meno che non sei venuto nel... Non lo so quando l'ho conosciuto. Boh, basta. Non fare come torta, dici no, io. Non mi te... Ma che macchina avevo del 75? Senti, ma che ne so io? Gianni, facciamo una cosa. Con me non ciurlare nel manico. Io non mi schiavo in tortore, chiaro? Sì. Io non ti dico delirio. Sì. Ah, a posto. Tu beh, mi hai detto basta. A me. Non mi interessa più, Presidente. Tu non devi sapere per dire tutte queste forse cose. Forse d'accordo. Allora tu hai detto un'altra cosa. Siccome io qui con te e soprattutto con Andrea Villa... Farai il confronto. Con Andrea Villa, io qua sono venuto solo ed esclusivamente per riabilitare tutto il fango e le immondizie che avete buttato addosso a Turatello. Ah, no, su Tortora. Ma che cazzo me ne fotte? Ma hai detto, dice, fottere, ti mostrerò io che Tortora è innocente. Sto parlando io ti ho detto di Turatello. L'avvocato. Lasciami, io ti dimostro che tu non conosci Turatello, è diverso. Ma... Ti sto facendo una domanda. Senta, lei è leggermente in ritardo, signor Belluso. Noi lo abbiamo già dimostrato. Legga quello che abbiamo scritto. Lei non ha dimostrato niente. Gianni, lascialo perdere. Vediamocelo io e te che ci stiamo divertendo, no? Dunque, tu hai parlato di consegne fatte. L'avete dimostrato anche a primo grado. Non me lo trovo. Ma io non dico niente. Scusa, Gianni, tu hai parlato. E io dico, parlo di quei 20-30 fogli di verbale tuoi, di consegna Moccia, Cusumano e Turatello. Dato che penso che sia assurdo che tu potessi lavorare per tre organizzazioni concorrenti, mi deduco che fosse un'unica organizzazione. Non è così. Cioè non è né Moccia, né Cusumano, né Turatello. È una unica persona. E chi sarebbe? Sono unica persona, per dire. Cioè quindi è una organizzazione. Non è una organizzazione. No, ma dico, chi era il boss di questi qui? Si sa che è stato sempre Turatello il boss, che mi dice. Grazie. Allora, e quindi era il Cusumano che andava in Thailandia, lì dove... No, a Bangkok. Andava Moccia. Cioè a Bangkok e in All'estero. Thailandia.
Beh no, all'estero, scusa, all'estero ci sono andato anch'io, ma non lavoravo per all'estero fortuna. In questi paesi. Oh, boh. Se dopo che Thailandia, cioè, ma sempre a livello. Scusa, tu hai trattato sempre cocaina. Sì. Io non so nemmeno cos'è l'eroina, cioè droga. Perfetto, allora presidente, faccio presente che non bisogna essere. Non Charlo... fare come Panimo che Duratello non conosce nemmeno la cocaina. Per favore, Gianni. Io dico semplicemente dati di fatto. Bangkok è conosciuto come forse il più grande porto del Medio Oriente. Però, cioè, delle Indie, in ogni caso, è un porto senz'altro dove ci saranno traffici immondi, però è sempre stato considerato solo ed esclusivamente la Mecca dell'eroina e non della cocaina. La cocaina si parla di Bolivia, si parla di Perù, e che è tutta un'altra strada, non c'entra proprio niente Bangkok. E la Thailandia. Ma se Compa Kid ha detto che in Thailandia portava il grande trafficante di eroina. Sì, ma ha dichiarato che ha portato in Italia sacchi di cocaina. Di eroina! Ha sempre parlato di eroina, Compa Kid. Che ha portato anche. Vedi che io sono stato in cella con Compa Kid, tu non lo conosci nemmeno. No, io so i dati di fatto. Lui, ma io ci sono stato la cocaina non esiste. Ecco, ma lui ha se portato. Se esiste, anche. Esiste come esiste a Napoli, ce la portano, però. Ma io non lo so se esiste. No. Boom, vabbè, a posto. Mica sono andato io. Tu hai detto, Gianni, che in una determinata situazione Turatello si lamentava con Tortora perché diceva che sti napoletani alzavano i prezzi, facevano arrivare in poche parole troppa poca roba a Milano alzando eccessivamente i prezzi. Allora ti chiedo, primo, ti risulta che Turatello fosse figlioccio di Frank Tredita Coppola? L'ho sentito un sacco di volte. Boh. Però non si è capito mai se è il figlio, se è figlioccio, o se è una montatura che è stata perfetto. Sempre. Allora, questo lo andrai a chiedere al giudice Montoni di Milano, che dopo non ci lo arriviamo. So. Ti risulta, non so, così, ti sembra, hai sentito, ti risulta che Turatello insieme a Frank Coppola sia mai stato nell'anno 75 a Detroit con Joe Adonis, uno dei capi di Cosa Nostra, e che addirittura Turatello avesse delle foto che si vantava, se tu gli eri amico non puoi non averle viste, si vantava facendo vedere queste fotografie tra lui e Joe Adonis che bevevano, brindavano, ti risulta? Non lo so nemmeno di queste foto. Detroit, sì. Basterebbe chiedere al giudice Montoni di Milano che c'ha tutta una documentazione del genere. Non lo so. Cioè, questo qua è un fatto notorio, non a Vallanzasca. Polizia, carabinieri, magistratura di Milano. Sì, ma che vuol dire? Se non lo so. No, volevo dire che quello che si permetteva di battere la mano sulla spalla di Joe Adonis veniva da sti pezzenti napoletani a farsi pagare la cocaina in più, insomma, per carità. Ma perché, da Napoli perché l'hai preso tu? Cioè perché non poteva venire? Ti vedo, io ho visto l'ambiente di Napoli, non mi farà andare oltre. Ah, e allora sono tutti così? Sto dicendo semplicemente che si sta parlando di capi di Cosa Nostra e che Turatello si lamenta con Tortora perché i napoletani gli mettono la roba ma troppo cara. Possibile? Pietà! Vieni qua, guarda, pietà. Allora ti dico soltanto una cosa per fare capire tutti. Turatello, tu lo sai, dico io, Turatello qua, non ha mai avuto a che fare con la droga. Allora, aspetta, allora se avesse avuto a che fare con la droga, ma senti a me, dopo Turatello in Italia non ci sarebbe stato nessuno. Tu dici che Turatello era sto grande personaggio, allora ti dico subito, tu lo sai chi era Nino Faro? In Italia, dei carceri italiani, Nino sì. Faro. Ma no, aspetta, no. Renato, senti a me. Nino Faro, in Italia, era il detenuto più temibile e pauroso di tutti i carcerati italiani. Ebbene, Nino Faro, che non aveva paura né di te, né di Turatello, né di tutti questi grandi personaggi, ma Rastorino gli ha dato due coltellate. Posta da pace. Senti, vabbè, ma e allora che vuol dire? Scusa, ti sto dicendo semplicemente che tu hai detto. Lo stavo uccidendo! Turatello, tu hai detto semplicemente. Non ma andiamo. Demente cosa? Ma Gianni, non cambiare discorso. Ti ho detto. Hai fatto un paragone. Hai detto che sarebbe stato corretto. Allora, non andare oltre. Io ti ho fatto semplicemente una. Non lo so. Oh, ti sto dicendo. Non lo so. Sì, ho capito, cioè, che non lo sa. Io sto semplicemente riferendomi che lui dichiara di aver sentito Turatello
quasi piagnucolare con il Tortora, che a Napoli gli mettevano la roba troppo cara. Ma quale piagnucolare? Beh, si lamentava, insomma, mettila come vuoi. Perché? E allora è venuto a Napoli. E allora doveva venire? Magari. A Pomasina. Finiscila lì. Doveva venire in Pomasina. Comunque, poi hai detto un'altra cosa, che tu hai sentito praticamente la prima volta che hai sentito parlare della camorra. Io non ne capisco di camorra. Aspetta, sì, è perché sennò saresti in imbarazzo. Guarda caso che ti comunque, dico, non accusa nessuno di tu hai sentito. Marinello dice che io ci ho fatto vedere le foto. Mamma mia, io ti sto facendo una domanda. Non ne capisco di camorra. Sì. Mi sembra che tu, evidentemente, andando con Melluso, con San Filippo, e con Pantico, ha imparato a ciurlare nel manico. Ti ho detto, stai, io ti pongo una domanda se precisa. Tu, la porta alla tu hai parlato nel 74-75. Tu hai parlato che nel 74-75 dal Moccia hai sentito per la prima volta parlare, cioè, di questa NCO, di questa camorra, di questo Raffaele Cutolo nella sua estensione di Milano. Cioè, hai sentito parlare di lui per la prima volta come un'entità, un qualcosa che esisteva. Dici, prima non mi risultava. Beh, a parte che mi verrebbe da ridere la io non so che cosa significavano NCO una camorra. Perfetto, ma io volevo far presente solamente alla corte quanto mai si è parlato di NCO nel 1974 e nel 1975, tutto qua. Ma allora facciamo una cosa, vogliamo leggere questo verbale che tu dici che io ho dichiarato nel 1975 ho sentito parlare di camorra. Guarda, allora leggiamo il verbale. Presidente, io c'è una cosa. Io non ho capito. Io dico semplicemente questo. Gianni, non mi fare così stupido. No. Se io ti ho detto, mi permettevo di scherzare con Gianni, signori della corte, dicendo preparati, mettiti l'alloro sulle orecchie, la mela in bocca, il rosmarino sotto l'ascella, che scusando il termine non offenderti, dico la carotina in culo per metterti allo spiedo, te la metto durante il confronto. E io ti ho detto, vediamo se c'è. Ecco. E vai. Per adesso è una carotina, vedrai quello che c'è in seguito. Ma se tu non vai al dunque, ce ne andiamo qui. Vabbè, ma non fare così, è una veda che mi hai detto che. Oh. Tu hai, ad esempio, hai detto per fare. Beh, vabbè, mi sembra che questo qua ormai l'abbia detto, insomma, non penso che ci sia bisogno di dire altro. Tu hai detto che, rispondendo al fatto, dici tu facevi rapine da 3, 5, 10 milioni, quanto erano, e poi pigliavi 10 milioni con la droga, e tu hai detto sì, ma vabbè, ma anche tu ratello. Allora io invito la corte ad andare a prendere questi fascicoli della famosa rapina che no, ti chiama. No, la bisca dove hanno levato i gioielli, quello che vuol dire. Beh, no, tu hai parlato di rapina, hai parlato della che sono andati a prendere sì. I soldi nella bisca. Ma non dove ti riferisci tu che hanno nella bisca, senti, per prendersi la bisca in mano. Senti, no. Dove no, c'è no, stato Graziano Mesine, Paminonde, senti, eccetera, eccetera. Gianni, allora dovresti dimostrare anche alla corte che ce ne sono stati altri di questi fatti, mentre invece a Milano c'è sempre stato un solo fatto del Turatello dove Turatello è entrato. È vero che ha preso i documenti, lo so. Ha preso tutti i nominativi, sì. Ha preso tutti i soldi tutto. Che erano sul banco, ha chiesto a ognuno, rilasciando un biglietto da visita di è un vero. Altro locale, di andare a giocare in un altro locale, è vero. Dicendo venite a giocare qua, e contavano quanti soldi erano, 3 milioni, dice questa è la ricevuta, quando andrai a giocare dall'altra parte ti verranno restituiti i soldi, quindi Turatello, non è vero che faceva rapine. Ma scusa, nei termini che dici tu, ma se tu dici andavi a fare le rapine in posta, lui ha preso 95 milioni no, in quell'occasione, ha preso 95 milioni in quell'occasione, rilasciando tanto di ricevuta soldi che sono stati ridati è ai vero. Legittimi proprietari quando sono andati a giocare. Ma quella era una rapina per un locale, per fare cambiare locale, non c'entra niente. E questo era stato. Quante volte l'avete vista Turatello? Tante volte, parecchie volte. Cosa? Non ha detto, non ho capito. Una volta avevo visto Turatello. Ah. Di questa rapina, presidente, è verissimo tutto quello che dice, ma era una rapina per far chiudere questo locale e per mandare tale persone che giocavano là nei locali sue. Non vuol dire niente. Gianni, cioè, che vuol dire? Allora ti dico e dirò un'altra cosa, verificabile anche questa dalla corte. Ha fatto pure Paminonde. Aspetta, per favore, quando è successo questo episodio, Turatello non era mai. Non aveva ancora mai avuto a che fare con le bische. L'ha fatto per fare un piacere ad Otello Onofrio. Non è vero. Dai, ma non mi interessa, io c'ho i verbali che fa. Tu c'hai le chiacchiere. Ma portasi i verbali. No, ma io non posso, io ma non sono. Ma tu c'hai un quaderno e basta. No, forse sì. Portasi io verbali. Non hai capito, Gianni. Io e dico sempre alla corte, verificate quello che vi dico. Sì, ma allora, è facile dire verificate. Tu non hai fatto verificare niente, Gianni, per favore.
ti sto dicendo, io dico alla Corte che presentandosi al Brera Bridge, Turatello ha fatto solo ed esclusivamente un favore alla bisca di via Sempione che era detenuta da Otello Onofrio. Turatello fino allora non aveva mai avuto a che fare con le bische e tantomeno con la droga. Comunque, andiamo avanti. Non ha avuto mai a che fare di droga, come hai detto pure Paminonda. Non ha avuto mai a che fare con la droga. Non ha avuto né mai bische. Senti, mai droga. Bische non le ha avuto mai. Tu sai chi era Turatello? Stupido. No, non mi stare. Turatello era il braccio destro oppure il compare di Talino Fidanzati, uno dei più grossi trafficanti di Milano. Lo sanno tutti. Gianni, e tu dici che Turatello non sa di droga. Gianni. Senti, dire pure il nome di Danilo Fidanzate ora. Gente, ma tu mi stai facendo non mi dai insomma, la differenza che io dico alla corte riscontrare sono ma per qua sono Gaetano, Tanino, cioè 3-4 fratelli di cognome Fidanzate che sono i più grossi trafficanti di cocaina che ci sono quasi in Europa, non in Italia. Sì. Che ora sono a Palermo imputati che ci imputano 300 kg di cocaina, ci hanno sequestrato. E tu dici che Turatello non sa nemmeno cos'è la cocaina. Ecco, aspetta, fammi. Dunque, allora, prima di tutto, per rispondere a questo signore, prima di tutto io non voglio entrare nel merito questi perché mi toccherebbe fare più o meno delle ammissioni e quindi io sulla sedia di Gianni Melluso non mi ci voglio sedere. Ma forse nemmeno io mi ci vorrei trovare sulla sedia di Gianni Melluso. Allora dico, te lo dico pure io. Non lo so, io lo stai oggi come tutto. Oggi ti obbligo io se a fare. Io sarei di nuovo avere la possibilità di essere Gianni Melluso in questa sedia, vai tranquillo che io non ci sarei più. Hai visto che ti è andata male? Non mi è andata male, Gianni, è andato tutto a puttane. Sono stato un cretino a parte. C'è nel senso che il pentito è finito. Non è aiutato di nessuno, mal visto. Signori della corte, io... Dunque, per quello che riguarda... Presidente, però deve fare una cortesia. Se non finisce questo interrogatorio oggi, siccome la questione è molto... No, ma guarda, vado a stringere. Anzi, se mai salto altre battute, altre cose che ti potrebbero mettere in croce, Gianni. Parla, porca miseria. Ma tu incominci a parlare. Ma le quattro ci mandano via. Gianni, tu continui a parlare e mi tiri fuori gente che io non t'ho mai nominato. Chi ti ha mai parlato dei fidanzati? Tu li conosci. Tu conosci i fratelli fidanzati benissimo. Conosci, sai come? Gianni. E sai che sono così con Turatello, o erano? Gianni, io allora posso rispondere a questa domanda, visto che insisti, mi spiace dover parlare anche dei fidanzati, dico, quando Turatello era in vita ed era fuori, i fidanzati potevano solamente essere quelli che gli portavano la macchina, hai capito? Ti sbagli. Vedi che tu allora Danilo Fidanzato non li conosco, non sai nemmeno chi sono. Il giudice Falcone di Palermo li comunque sai, no? Ti risulta, tra parentesi, visto che eri insieme a Turatello, ti risulta che sia stata fatta un esproprio, una rapina in una sua bisca per circa 40-50 milioni? È vero. Mi risulta. Ti risulta che l'abbia fatta io, quindi. Mi risulta che è stata fatta in via Savona. Bravo. Della bisca di via Savona. Però non sono certo perché non mi sono mai interessato. D'accordo. È stata in via Savona. Siccome eri vicino a Turatello, dico, quantomeno avrebbe dovuto dirti, puttana Eva, mi hanno fatto tutti i soldi. Miseria. Quindi questo. Io volevo dirti, mi doveva fare vedere le foto. Gianni, non fare dello spirito. Ti sto dicendo semplicemente se lo sapevi. A questo punto, se lo sapevi, io voglio fare presente alla corte. A differenza delle rapine di Melluso, Malanzaschi è andato sì in bisca e si è preso 40 euro. In via Savone, vero? In via Savone. Hai visto che non ti dico bugie? Sì, non mi dici bugie, però. Sei andato con una bomba a mano e ce l'hai messo là sopra. Bravo. Hai visto? Però stai calmo. Allora. Io se dico questo. L'avvocato Presidente. Dice che ha scoperto che c'è gente morta. Ma cazzo, mi vuoi far finire? Finiscila. È logico che se ci sono dicendo, io ti voglio dire questo, perché nel giro di una settimana 40 milioni rapinati da Vallanzasca sono andati in vaglia da mezzo milione l'uno a carcerati che ci sono in tutta Italia. Stai zitto! E le ricevute, stai zitto, le ricevute sono state mandate a Turatello a mo' di sfida dicendo cornuto, con i tuoi soldi, mangiano 80 bravi ragazzi in carcere. Non è vero. Stai dicendo delle bugie per farti grande di fronte ai carcerati, te lo dico io. Senti, madonna, ma io c'ho bisogno, già sei tu che hai bisogno di andare. Io vi dico semplicemente, allora, la rapina deve essere successa a ottobre, stai zitto! A ottobre, voi controllate se il mese di ottobre sono stati fatti da 30-40 uffici postali di Milano diversi, perché non potevo far fare i vagli a tutti in un posto, a
Fatti i conti, 40 milioni, a mezzo milione l'uno sono 80 detenuti nelle varie carceri. E perché italiane. Non le fai accertare se sono... Glielo sto dicendo alla corte! Ma se tu parli così, tu dici io ho delle prove. Se tu porti un quaderno in mano, dove stanno queste ricevute? Sì, Ha detto che l'ha mandata a Turatello. Le ricevute io, per sfottimento, una volta fatto, sono andato nuovamente nella bisca di Turatello, ho preso l'usciere per l'orecchio, che in quel caso magari poteva essere anche il Paminonda, e gli ho dato in mano una busta dicendo digli che adesso gli ho preso i soldi e questi mangiano. E la prossima volta gli prendo la vita, questo è stato il discorso. Volevo dire una cosa. No, il fatto della bisca... Effettivamente mi sto facendo grande con i detenuti, non c'è problema. Il fatto della bisca che ti ha regalato Turatello, vede che San Filippo si sbagliava, Renato. Questa rapina che hanno? Comunque era su tutti i giornali di Milano. No, è stato... Aspetta, me lo dici tu, mi dai una mano, magari, che cazzo? No, se no dici... Io ti posso dire che ci hai messo la bomba a mano sul tavolo perché... Parlo solo ed esclusivamente, doveva essere ottobre 76, però non ne sono certo, insomma, io... Prima di Natale, se 76. Oh, bravo. Sì, prima di Natale. No, Mario, dicembre non poteva essere perché era già stato sparato Francis, poi parliamo anche di questo. E parliamo anche di questo. Tu mi parli, io ho sentito tutto il tuo exploit di Milano è stato verso la fine del 76, giusto? Il tuo momento d'oro, diciamo, perché ho sentito che consegni droga a Tortora, droga a Califano, ti incontri con Pazienza, il fatto del Pazienza di questi personaggi, è meglio che non ne parliamo. No, ma io perché io direi a qualcuno, Gianni, che parla di queste cose di leggere prima il verbale. Gianni, per favore, io sto dicendo semplicemente i riferimenti delle date, la cronicità storica di questo Renato, fatto. Tu parli di dicembre, cioè dicembre 76, gennaio 77. E in questo lasso di tempo, in questo paio di mesi, succedono consegne a destra, consegne a sinistra. Ma non è vero quello che dici tu, che era in fin di vita Turatello. Ti spiegherò anche questo. Allora. Ti dico pure dove ci hai sparato. Allora dunque. Con quale macchina? Allora, ti risulta che Turatello sia stato sparato a Milano sulla circonvallazione? È vero. Era dentro la macchina con Porsche, con Carlo Argento e Gianni Scupola. Te lo dico io. Presidente, qua mi tocca andare a reo confesso di un reato. No, dillo! Mi tocca andare a reo confesso di un reato. Allora. Era un Porsche rosso di Carlo Argento, se non sbaglio il colore, eh? Un certo Carlo Argento che dopo è stato ucciso dai carabinieri di Milano. Basta, non dirgli più niente perché stoppi. No, ma sai che ti dico la verità? No, Gianni, tu dici non dire devo più fare niente perché dico pure io. Gianni, non dire più niente che stai facendo un'altra figuraccia. Stateci, scriviamo. Allora, io parlo in riferimento a questo punto specifico. Tranne se è una già sparatore, dopo non lo so. E se è quella, non quella. Ti sparavo tutti i giorni. Ma non vorrei che dopo ci hai sparato per dire che ne so, a qualche altro, un amico suo. Si sta parlando sempre del dicembre 1976, il periodo che stai parlando tu. Allora, Turatello, a parte che è stato sparato e le auto sono state ritrovate, per questo che dico, finiscila perché fai figuracci, ci sono due BMW 3000 le e un Mercedes 520, un Mercedes 450, Renato. Comunque, non esiste nessun Porsche rosso. 4,50. Il Porsche era di Carlo Argento, ti ho detto. Senti, tra parentesi Gianni, si è rotto pure il vetro di dietro. Ma c'era anche c'era anche Carlo Argento. Si è insanguinato tutto per dire. Ma c'era anche Carlo Argento. C'era Gianni Scupola. Non è vero? Vai! Ora io Presidente, le macchine, io non so preciso se erano due o uno o due, però una macchina o Carlo Argento che un Porsche suo rosso è stata pure sparata da loro. Ora non so se loro, per dire Turatello, erano con due macchine o con una macchina, questo non lo so. Però Turatello non è vero che è stato ferito a morte come dicono loro. Dunque, allora, no, qua poi c'è un fatto, perché mi serviva anche quell'altro signore che è andato in escandescenza, perché lo stesso fatto... No, ma lui praticamente veniva... Ti ho detto, ti do un filo da torcere io, lascia perdere a San Filippo. Ti ho detto, lui, oltretutto... sono due BMW 3000 e un Mercedes 450, quindi non esisteva nessun Porsche, perché le macchine tue BMW erano loro, cioè le macchine loro, noi eravamo in due, perché siccome io sono quello che mi nascondo
Qua non avete fatto altro che sfottermi, ero qui, io mi permettevo di andare io con un autista e attaccare tre macchine ferme. Non è vero, Renato. Non è vero cosa? Che dice queste cose? No? E allora, vabbè, allora che cosa ti risulta di diverso? Lo sai che cos'è, c'è, Renato? Perché allora poi, ti dico una cosa, sull'episodio, perché tu eri sull'episodio, ci sarebbero... Eri pippato dalla testa fino ai piedi tutti i giorni. No, e allora, siccome ti ho detto che non ti dico tante cose, Gianni, e andavi pure a prendere una volta, guarda caso, io, tu sei uscito, io sono entrato, dell'agenzia Arcidiacono in Via Unione, che ti aveva dato un appartamento. Te l'ho detto anche là. Senti, tu non stai facendo... Io ti sto portando... dei dati. Eri drogato, ti pippavi. Tu, Gianni, per favore, tu non stai facendo altro che il gioco di quegli quattro sporchi pennivendoli che fino a ieri dicevano la banda dei drogati. Io mi sono messo a disposizione di qualsiasi analisi. È vero. Per far vedere... Ma ti pippavi, ma no! Va bene, non bucare! Senti. Se non sbaglio, faceva la stessa cosa Tortora, ma Tortora è stato chiesto che gli fosse stata fatta un'analisi, per e favore. E come si stabilisce questa analisi? Te lo dico io come si stabilisce. Ma scusa, allora, se ma tu hai preso più tu hai la bruciatura delle mucose, te lo dico io. Bene, tu hai la bruciatura delle mucose se dovesti essere uno che si assume cocaina tramite aspirazione. Quindi, a distanza di decine di anni, tu ritroveresti nelle narici di chi ha assorbito cocaina a livello come dicono di no. Tu mi dici a me pippavi dalla mattina alla sera. È vero. Dico, quindi allora a questo punto non pippavi sarebbe no. Come tu vito pesce no. Dai, vabbè, comunque io dovrei tirar fuori cose talmente particolari che non mi interessa tirar fuori, quindi non voglio parlarne di questo fatto. Io ti dico semplicemente non pippavo. La banda dei drogati, parlate i carabinieri e polizia che hanno fatto non le chiacchiere dei giornalisti, che hanno fatto determinate relazioni, hanno parlato sempre di Fitto Pesce e Claudio Gatti. Fitto Pesce e Claudio Gatti. E allora non rompere le uova con Ballarino. Renato, ma sapete ammazzati io i poliziotti in piazza dentro perché eravate tutti pippati. Io sono fatto di un'altra parte. Non è vero. Senti, comunque, andiamo avanti. Il fatto che io dicevo, volevo qua quel signore, lui dice parla con me, no, non è che preferivo parlare con lui che non con te, però poteva dare la conferma, come già io ho visto che l'ha data su alcuni verbali che ha fatto, che Turatello si spacciava per morto, cosa che era riportata dai giornali. È vero, è vero. Oh, perfetto. Tu dici che non è vero. No, che era ferita a morte. Sì, che era ferita a morte. E lui si faceva spacciare, cioè aveva detto, mettiamo in giro la voce che sono morto. Ma non è vero che era stato ferito a morte, quello. Perfetto. Oh, allora dico, signor Presidente, lui parla di un determinato periodo. Io in quel periodo, dico, giornali alla mano, viene ritrovata una villa a Bormio in cui Turatello ha soggiornato con la propria donna, poi mi spieghi chi è la donna di Turatello, Dopo te lo dico. Con la propria donna soggiorna in una villa a Bormio e Turatello all'incursione dei carabinieri riesce a scappare quando c'è la macchinetta del caffè che è ancora calda, cioè i carabinieri quindi sono arrivati il momento che Turatello scappava. Non è vero, Renato. Vabbè, ma porco madonna. Ma non è vero, tu vabbè, stai raccontando. Presidente, io dico a questo che continua a dire non è vero, che mi lasci parlare. Lui le sue cazzate le ha già dette, mi lasci dire le mie. Ecco, appunto, oh, allora voi verificate se i carabinieri non sono andati a Bormio e hanno detto che lì fino a 5 minuti prima soggiornava Turatello. Poteva esserci Turatello, non è vero. Zitto. Uno, secondariamente, in un appartamento dove è stata riconosciuta la presenza del Turatello e della sua donna in Milano, anche lì Turatello non si sa quanto tempo fosse venuto via prima, fatto sta che ritrovano un paio di stampelle con le quali Turatello aveva girato a Bormio. Ma e due cose non si ricollegano a casa di Tortora, insomma, quindi. E due cose si ricollegano a quello che dice. Presidente, dopo mi spiega la domanda dell'avvocato.